Ciao a tutti amiche ed amici di YouTube, benvenuti e bentrovati per un nuovo appuntamento. Questa è una lettura che non sappiamo dove ci porterà e che risposte ci darà, ma sicuramente già, ovviamente voi avrete già letto il titolo, per cui vi sarete sentiti in qualche modo attirati da questo titolo. Io non sono una titolista. Tante volte rispetto a tutto quello che emerge da una lettura, credetemi, non è facile sintetizzare il tutto con un titolo, perché poi a volte, mi sono anche resa conto io che più, diventa lungo dal punto di vista del tempo un video, più si vanno a vedere sfumature delle cose e forse magari sarebbe anche meglio essere un po' più breve a dire il vero. Poi fatemi sapere nei commenti se vi piacciono i video intorno ai 30 minuti o anche di più. Voi fatemelo sapere che io cerco comunque, ecco, di accontentare tutti quanti, poi mi renderò conto del vostro livello di gradimento, ovviamente attraverso i like, attraverso i vostri commenti, attraverso le vostre interazioni, perché ovviamente il mio interesse è quello di accontentare voi, di certo non di farvi stufare oppure, ecco, di non darvi gli input per capire anche la straordinarietà di attingere a questo strumento. Anzi, a questo proposito, per chi vuole o sentisse nel corso delle stese che gli risuona in particolare modo, che gli interessa fare un consulto personale oppure avere delle informazioni, potete mandarmi un messaggio tramite WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Detto questo, ringrazio tutti quanti, grazie per avermi scelta, grazie per essere qui, grazie per il supporto che date al mio canale, grazie anche ai nuovi iscritti, grazie agli amici dei gruppi chiusi Andromeda 1 e 2, ai valorosi abbonati che sostengono il canale addirittura, ecco, con un contributo mensile economico, avendo a loro volta accesso a qualche contenuto extra, video gratis, il percorso per il risveglio della coscienza. Allora, detto questo, amici, i nostri mantra, la vita ti ama, ama la vita e vi amo anch'io, baci a tutti voi, per il nostro gemello, per chi ce l'ha, ti amo, grazie, mi dispiace, perdonami, Ho Oponopono incessante, grazie universo perché mi dai esattamente ciò che credo di meritare, la gratitudine è la chiave dei miracoli e poi abbiamo 3 volte al giorno per 21 giorni questo mantra qui. Non è colpa mia se mio padre o mia madre mi hanno tradito, sono meraviglioso così come sono e merito tutto l'amore del mondo, ho fede e fiducia in me stesso e in un universo di infinita abbondanza. Allora, direi iniziamo, vediamo di che cosa si tratta. Oggi utilizziamo i tarocchi, si chiamano della tradizione magica della Rebis, però non è che sono magici, è un nome che è un pochettino frufru. Quindi direi di iniziare. Allora, prima di tutto, cerchiamo di capire. Adesso tu pensa alla persona che ti interessa, cerchiamo di capire cosa è successo in passato. Cosa può essere successo in passato? Cosa è successo in passato? Ok, qui abbiamo la stella, un arcano maggiore. Va bene, in passato c'era amore. Sicuramente, ecco, c'è l'amore, è un amore di belle speranze, oserei dire, ok? Probabile che per qualcuno, ovviamente siete tanti, quindi io mi riferisco non a tutti, ma sicuramente per qualcuno di voi questa situazione ha avuto una fine e una ripresa. Quindi magari vi siete lasciati o avete litigato per un breve periodo e poi siete tornati assieme. E poi, diciamo, ecco, potrebbe significare che all'attuale momento, non all'attuale momento, all'attuale di quel passato in cui è successo qualcosa nella vostra relazione, c'era di mezzo una espansione delle vostre circostanze, come per esempio, che so, vivere assieme, che so, presentare le famiglie, decidere dal punto di vista economico-finanziario, per esempio, di comprare qualcosa, è legata all'espansione ai sogni e desideri, anche alla riuscita. Quindi direi che era certamente un amore di belle speranze questo qui, eh? Allora, vediamo attualmente come stanno le cose. Come stanno le cose adesso? Al presente, come stanno le cose? Come stanno le cose al presente? Magari metto la candela qui. Controllo l'inquadratura. Sì, ci stiamo. Come stanno attualmente le cose? Ecco, fa capolino questa carta e questo. E al contrario, sarebbe un 9 di denari. Al contrario,
rovescio di fortuna, inganno. Come stanno le cose adesso? C'è stato qua che tutte le cose sono andate al contrario. Un amore di belle speranze è diventata praticamente, ecco, una presa per i fondelli, scusate, cioè nel senso che probabilmente sono successe delle cose ben al di là, diciamo, ecco, dell'espansione, della speranza di quest'amore di belle speranze, nel senso che probabile, non è detto che sia così, però quantomeno la percezione, le energie potrebbero essere queste. Un rapporto nel quale uno ha sfiutato, già aspetta, ma in che situazione mi sto andando a mettere? Dice, ma non è che questo qua, come dire, il rovescio di fortuna significa che le cose sembravano in un certo modo e invece poi si sono ribaltate. E c'è stato anche un inganno, c'è stata anche una bugia, c'è stato evidentemente un qualche tipo di situazione che è stata vissuta appunto come, non dico un tradimento, ma comunque ecco, non nella verità, certamente non con verità di intenzioni. Andiamo a vedere i vostri sentimenti, o perlomeno sentire dal punto di vista emozionale cosa sente questa persona, anzi cosa senti tu per questa persona. Qui abbiamo l'appeso, però questo è un appeso che arriva al contrario, signori miei. Qua è un appeso che quindi parla di ho fatto sacrifici inutilmente. Ho aspettato inutilmente. Se continui ad aspettare questa persona, ti faccio vedere che è tutto inutile. Quindi la disillusione. Forse è meglio che uno sta di qua e l'altro di là. Questo è più o meno quello che è il tuo sentire. Non è un sentire rispetto all'altra persona, è un meglio che me ne sto, che ognuno se ne sta al suo posto. Giriamo il mazzo un'altra volta, vediamo cosa si vede qui. Cosa sente lui per te? Qual è il suo sentire? Qual è il suo sentire? Qua abbiamo la forza al contrario, gira che ti rigira, non se fa manca niente. Allora, la forza al contrario parla di debolezza, malattia, preoccupazione e crisi. Quindi questa persona si sente fragile rispetto a te, se sta facendo una malattia rispetto alle cose che possono essere accadute fra voi due, magari adesso io non so se è lui che pensa che tu hai ingannato lui o tu hai ingannato o tu pensi che ti abbia ingannato lui. Fatto sta che questa persona è in crisi. Secondo me, se uno è in crisi è perché poi fondamentalmente è stato lui a forzare le cose con l'inganno, con il sopruso, la forza, giusto? Mentre tu dici, aspetta, limitazione, dici, aspetta, dove stai andando con lo sciccarello? Scusate che parlo così, ogni tanto alleggeriamo anche la tensione perché si sente che ci sono delle vibrazioni di una certa, come posso dire, l'intensità è ancora molto viva. Adesso non so in che tempi sono accadute queste cose, però le energie sono ancora nervose, c'è nervosismo perché vedi, siccome era un amore di belle speranze, poi c'è stata questa inversione a U, potremmo dire, no? Per cui queste due carte rispetto al sentire attuale e sono di arcani maggiori, dicono qua non è drenato proprio niente. Vediamo se c'è qualcosa che tra voi due funziona o come coppia, non so come che cosa. Vediamo, già c'è una carta che fa capolino. Allora, cos'è che funziona tra voi due? Intanto, siete due persone molto mentali. Sicuramente quello che funziona tra voi due è che probabilmente avete anche la stessa mentalità, avete sicuramente anche un sano cipiglio d'orgoglio e questa cosa funziona perché fondamentalmente avete il medesimo senso di ciò che è giusto, di ciò che è sbagliato, potremmo dire che è la stessa mentalità. Questa è la cosa che veramente funziona tra voi due, la vera è che pensate le stesse cose. Vediamo invece quello che non funziona, non funzionava e non funziona tra voi due. Vediamo, ok, guarda, abbiamo una temperanza, ok, quindi cos'è che non funzionava? Allora, litigate, cambiamenti improvvisi, instabilità, a volte pensare che uno è troppo superficiale nei confronti dell'altro, questo non funzionava, ok? Vediamo cosa vi lega dal punto di vista karmico, cosa vi lega dal punto di vista karmico, cosa vi lega? Ops! Ma direi che c'è tanta roba che vi lega, però noi ne prendiamo giusto poche cose. Aspettate che finiamo con le sirene. Allora, spero che siano finite le sirene per il momento, al limite faremo delle altre pause. Allora, karmicamente cosa vi lega?
Oh, vedi? Ok. Karmicamente. Allora, siete due persone un po' troppo severe. Cioè, non ne fate passare una. Magari uno può essere un po' meno severo dell'altro, ma sempre il metro è la severità. Ok? Non è certo la comprensione, siete rigidi, arrivate ad essere a volte troppo eccessivi, o bianco o nero, senza nessuna sfumatura di grigio. E arrivate quindi ad essere un po' troppo sul chi va là, ad essere egoisti, cioè come se voi pensate, come dire, ecco che cioè, avete anche il pregiudizio rispetto all'inganno dell'altro, ok? Quindi dici, io penso solo per me, si salvi chi può. Quindi quando uno in una relazione ci sta per la serie, io di te non mi fido, si salvi chi può, ma come si fa? E qua abbiamo anche il Papa, karmicamente, vedi, effettivamente ci sono stati degli errori, giustamente se la pensi così, se uno la pensa così, è normale che ci sono gli errori. Ci sono state delle fragilità, ci sono state delle anche omissioni, delle bugie, ci sono state tante cose che possono essere sicuramente, ecco, discutibili, non sono state fatte, chiamiamole col nome suo, bassezze, a volte quindi con l'inganno, non per ferire l'altro, sono state fatte un po' per prudenza, diciamo chiamare per eccesso di prudenza perché si è male pensanti nei confronti dell'altro, quello è il problema. Allora, aspettate, aspettate, allora, cosa non funziona? Tra voi l'abbiamo visto, karmicamente che cosa vi lega? Il ruolo che ha lui nella tua vita. Il ruolo che ha questa persona nella tua vita. Che ruolo ha questa persona nella tua vita? Oh, questo è un 9 di spade. È una persona che evidentemente ti deve insegnare delle cose. Guarda, perdonami, questo non è un 9 di spade, non che sia particolarmente importante, è un 9 di bastoni questo. Dove sono le spade qui? Che non ne becco manco una. Abbi pazienza. Non sto beccando manco una spada. Ok, eccole qua, la differenza. Va bene, sì, infatti, questi sono bastoni. Allora, sì, 9 di bastoni significa fondamentalmente che questa persona nella tua vita ha il ruolo di insegnarti a stabilire i giusti confini personali, a stabilire delle regole, a stabilire, come dire, che una persona non deve permeare la tua vita, non ti deve condizionare, tu di qua e le altre di là. Cioè, ci deve essere, come dire, ecco, la misura in cui tu dici. A un metro dalla mia vita può succedere di tutto, dentro questo metro mi riguarda e non te lo permetto. Più o meno l'idea sarebbe proprio questa qui. Diciamo che su questa cosa tu sei abbastanza in ritardo nella tua vita, evidentemente, o c'hai la sindrome da croce rossina, sei un po' candy candy, probabile che tu qualsiasi cosa dove c'è una persona che ha bisogno, la prima cosa ti ci tuffi tu. Quando una persona deve imparare una lezione di questo tipo, per quanto noi vediamo che anche i media, la TV, una certa mentalità incoraggia in modo particolare le donne ad avere questo tipo di atteggiamento, e sappiamo come è andata a finire, con tutte queste scarpe rosse, e sapete a cosa mi riferisco, dovete avere chiaro, non che le cose vadano a braccetto, dovete avere chiaro che questa persona, lì dove ci sono stati soprusi, inganni, tu ti sei addirittura sentita in pericolo, cioè è andata davvero oltre, perché? Perché finalmente tu, dal punto di vista karmico, dovevi capire una volta per tutte che non si può più procrastinare su questa cosa, che non c'è che lo vedo domani, lo vedi subito. Una persona deve seguire le tue regole, chi vuole stare o avere a che fare con te deve, come dire, ecco, in qualche modo, ecco, ti ha installato il software della prudenza facendoti capire bene o male quali sono le conseguenze della tua imprudenza in maniera tale che tu possa cambiare. Ok? Dice, lo faccio io volontariamente, involontariamente, karmicamente, divinamente, quello che vuoi, ma adesso, da oggi in poi, tu non puoi essere più la stessa persona di prima. Vediamo come vede questa persona la relazione tra voi due. Abbiamo qua l'otto di... Dovrebbe essere questo un otto di spade.
L'otto di spade è generalmente una carta legata a una chiusura. Sicuramente è con una chiusura. In questo mazzo di carte, ecco, non si vede. Nel Rider-Waite cosa si vede? Si vede una persona davanti a delle sabbie mobili, tutta imbavagliata, occhi, tutto il corpo, intorno c'ha anche tutte le spade, quindi è imprigionata. Una prigione mentale, perché poi le spade sono pensieri. Prima di tutto, una prigione mentale, un condizionamento molto forte, anche il non potersi muovere. Quindi, come la vede questa persona la situazione insieme a te? Guarda, diciamo che non la vede molto bene. Sicuramente viene da sé che non la vede molto bene. La vede anche come la sensazione, come dire, ecco, che ci sono troppi problemi, che ci sono troppi ostacoli, che la sensazione, come dire, ecco, che non ne verrà mai niente di buono. Quindi direi che l'ottimismo non accompagna molto la vostra relazione. Tante carte per voi. Diciamo, ecco, che tu non la vedi sicuramente come Dio di lui. Potrei dire che per certi aspetti, forse potremmo anche dire che la vedi peggio. In che senso? Diciamo che tu la vedi come uno che ti ha ingannato. Sei infatti tu che la vedi come qualcuno che ti ha preso in giro, come qualcuno che non ti ha detto la verità. Ripeto che non è tanto questo il punto ora, per quello che ti vuole dire questa lettura, poi tutto il resto magari uno lo può vedere in un consulto personale, quello che ti deve arrivare oggi attraverso questa lettura è un aspetto che tu devi avere chiaro. Lì dove questa persona si è comportata in maniera ingannevole, si è comportata male, dove tu dici guarda, meglio che tu stai di qua, io sto di là, infatti tu devi imparare a mettere dei confini, a stabilire delle regole, ok? Questo è anche accaduto perché a volte, come dire, ecco, cioè il Signore per mettere in atto un miracolo, che evidentemente tu eri con tutti i fianchi scoperti, anche per evitartene un danno magari in futuro in via del tutto preventiva, dici aspetta che rimanda a questo, così oggi domani già sai che ti devi un attimino, che devi essere un attimino più prudente. Lo scopo karmico di questa persona nella tua vita era proprio questo, cioè non tanto diciamo ecco, al netto della coppia, questo per ora le carte non lo dicono, uno magari può anche andarla a vedere, ma principalmente era questa cosa qui, ok? Stabilì, capire che tu ti fai male se permetti agli altri di fare qualsiasi cosa e di non rispettare certe regole con te. Che ovviamente devono significare in una relazione di coppia effettivamente un amore non solo di belle speranze, ma che sia proprio più che sperare, fare, giusto? Perché non è che uno spera, uno ama. E in ogni caso, diciamo, ecco, qua si vede che come la vedi tu dici questa persona non è agibile, questa persona non è possibile, questa persona io ci vado in tutta in perdita, dice sicuramente mi sta prendendo in giro, non mi posso fidare di lui. Tu sicuramente, ecco, la vedi così, quindi si vede che l'operazione karmica ha avuto totalmente gli effetti che karmicamente si speravano. Vediamo quali sono le tue intenzioni, anche se mi sembra abbastanza chiaro che tu sei molto sul chi va là, non mi sembra che hai tanta voglia di andarla a cercare sta persona, eh? Allora, infatti qua abbiamo un 2, questo è un 2 di bastoni che però fai conto che è uscita al contrario, no? Quindi, uscendo al contrario, sicuramente le tue intenzioni per ora non sono mature. Sembra il 2 una carta di dualità e quindi significa che tu hai dei dubbi, però dentro di te c'è una certa irrequietezza, vero che ti sei fatta male e magari senti il dolore della ferita e della delusione, dell'inganno. Ma allo stesso tempo è come se tu dicessi non ho abbastanza elementi per poter mettere definitivamente un punto, e se oggi siamo qui, probabilmente è chiaro che non c'è un punto da parte tua. Quindi, quali sono le tue intenzioni? Tu sei davanti a un bivio, evidentemente una scelta, e c'è anche l'irrequietezza rispetto a questa scelta qui, quindi probabile che tu metti anche nel conto non solo il chiuso definitivo, ma anche il magari un'altra chance, chissà, no? Vediamo un po' come la vede lui, o perlomeno le sue intenzioni nei tuoi confronti, le intenzioni di questa persona attualmente nei tuoi confronti. Abbiamo questa carta qui, guarda un po', sarebbe praticamente la cugina nobile di questo 2 di bastoni, perché qua abbiamo detto c'è un bivio. E chi c'è più bivioso o più bivio della carta degli amanti? Perché ovviamente qua c'è una scelta. Se non ci credete, è scritto proprio qua: scelta. Quindi
le intenzioni di lui, sembra che un po' siete a specchio, però lui è un po' più a destino alla cosa. È come se questa persona si sentisse ancora attratta da te, prova ancora delle cose per te e quindi, diciamo, deve superare evidentemente un qualche tipo di prova. Magari sta. Che tipo di prova deve superare? Fatemi capire un attimino. Ok, quello è certo, quello di riconquistarti, di venirti a chiedere scusa, di riconquistarti, di fare il corteggiatore, di comportarsi bene, di dimostrarti effettivamente i suoi sentimenti. Quindi, qua sembrerebbe una persona, la verità, che è interessata a te, però al momento, evidentemente, se c'è questa scelta, insiste anche sul fatto che è un po'. Siccome dice sono sfortunato, io sbaglio tutte le mosse che faccio, sono in ansia, non so che fare, magari mi dice di no, ok, non gli interesso più. Ecco, quello lì è il punto. Le sue intenzioni sarebbero quelle di ricucire il rapporto, ma te lo dico proprio chiaramente. Però non è sicuro del buon esito di questa cosa e quello è il problema. Quindi non sa che fare. Non sa che fare, vuole ma non fa. Vediamo quali sono le influenze esterne. Le influenze esterne. Vediamo un po' quali sono le influenze esterne. Fante di spade. Non è che sono influenze. Qua c'è gente che spia. C'è gente che presta molta attenzione a voi due. Parla, guarda, giudica. Hanno le loro idee. Quindi. Diciamo che principalmente le influenze esterne sono chissà gli altri cosa direbbero di noi, chissà gli altri come ci etichetterebbero, le etichette sociali, quindi della gente che guarda e che decide cosa è bene e cosa è male, o chi ha giusto, chi è nel giusto, chi è nello sbagliato, chi ha torto e chi ha ragione. Cioè, perché siamo in un mondo di dualità. Più della spada, chi ce l'ha la dualità? Una lama, l'altra lama. Una lama bene, una lama male. Una lama sì, una lama no. Una lama bianca, una lama nero. Vediamo se ci sono dei segreti. Vediamo se ci sono dei segreti o delle cose che tu non vedi. Vediamo un po' cosa dicono le carte. Sei di coppe. Per qualcuno di voi si potrebbe trattare di un rapporto animico. O di un rapporto, come dire, ecco. Il ciclo si ripete che viene da una vita passata, probabile, diciamo, ecco, una cosa che tu non vedi è che probabilmente se siccome questa è una cosa legata a un passato, per uno sviluppo, probabilmente, ecco, ora lascia perdere se siete in rapporto animico o non rapporto animico, potrebbe essere relativamente importante. A noi quello che ci interessa cogliere è il dato, ossia a te cosa serve oggi? Ti serve, ecco, per un tuo sviluppo. Questa cosa che evidentemente nel passato, che magari questa persona ti triggera, c'era già e adesso l'ha messa in evidenza. Questo è quello che tu non vedi. Magari fino ad ora non l'hai visto, ma lo devi vedere, la devi sistemare questa cosa nella tua vita. Cioè, ti deve essere chiaro una cosa. Tu, immancabilmente, non a livello eccezionale, immancabilmente, ogni volta devi stabilire delle regole chiare, ok? Di relazioni. Va bene, vediamo. Cosa c'è qui? Abbiamo. Va bene, intanto come possono andare le cose? Guarda, questa carta parla di dubbi. I dubbi continueranno. Potrebbero esserci dubbi che riguardano delle gelosie, possono esserci dei dubbi che riguardano, come dire, quel continuare a litigare, il continuare a sbolognarsi o anche il procrastinare, diciamo, ecco, questa situazione. Però vediamo come potrebbe finire. In via ultima e definitiva, diciamo, ecco, perché questa comunque è una carta che dice possibilità comunque ancora fattibili, ci sono, potrebbero esserci anche, più che altro è la difficoltà nel ricontattarsi. Vediamo come possono andare le cose nel lungo periodo. Oh, va bene. Guarda, è una carta di speranze questa qui, molto importante perché l'asso di pentacoli o di denari parla di felicità. Parla di opportunità, in certi casi può parlare anche di matrimonio, riferendosi a una relazione di coppia o comunque se non è coppia, gli affari, successo, felicità, giusto? Quindi è una carta che dice ok, ritardi tutte queste cose, però poi alla fine sarete felici insieme, sarete felici.
e ritornerete assieme cambiati e migliorati. Ritornerete assieme cambiati e migliorati. Oh, che bella questa stesa a lieto fine. Quindi questa persona fondamentalmente ha fatto delle cose, magari ecco, brutte, abiette, ma serviva a farti capire che tu devi fare un cambiamento. E lo devi capire, magari, cioè, tu non pensavi che fare, essere una persona, per dire, buona, che si interessa agli altri, che si mette a disposizione, è una cosa sbagliata. È una cosa sbagliata nella misura in cui tu esponi il fianco, ok? E questa persona, diciamo, ecco, pugnalandoti evidentemente al fianco, ti ha fatto capire che se tu lo esponi te fai male a una certa, non devi pensare male. Evidentemente ti serviva questa lezione, passami il termine. E questo cambiamento, quando questo tuo modo di stare nel mondo diventa costante, non a volte sì, a volte no, quindi con tutti, in primis con le persone della tua vita passata, quindi magari fratelli, familiari con cui è iniziato questo atteggiamento non funzionale al tuo massimo bene, ok? Ecco che o gemello karmico e compagnia cantante, vedi, arriva dall'universo l'insegnante, chi ti spiega le cose o spiegate oppure direttamente tirocinio, che è un po' quello che è accaduto qui, direttamente tirocinio. Certo, le cose hanno delle conseguenze, tu ti sei sentita ingannata, ma vai a quel paese, io con te non ci voglio avere niente a che fare, i sentimenti tuoi sicuramente sono quelli di una persona ferita, però ecco, le cose sembra che si possono sistemare, va bene? Io ti ringrazio per avermi scelta, ricorda i nostri mantra, la vita ti ama ma la vita vi ama anch'io, bacio a tutti quanti, oponopono incessante, ti amo, grazie, mi dispiace, perdonami per il nostro gemello, grazie universo perché ci dà esattamente ciò che crediamo di meritare, la gratitudine è la chiave dei miracoli, like se il video vi è piaciuto, commentate, fatemi sapere come vi risuono e se non siete iscritti iscrivetevi al canale, attivate la campanella, un bacione grande, ci vediamo al prossimo video, ciao, vi voglio bene.